Mi chiamo Donatella Sasso, sono stata una ricercatrice di storia contemporanea, adesso lavoro nell'editoria e ormai da decenni mi occupo della storia, della cultura, delle lingue dell'Europa centro-orientale, con una particolare attenzione alla Repubblica Ceca. Nel 2014 ho pubblicato il mio primo volume, una biografia che si intitola Milena, la terribile ragazza di Praga, uscita per la casa editrice Effatà di Cantalupa in provincia di Torino, ed è dedicata alla biografia di Milena Jesenská, una donna eccezionale nata nel 1896 a Praga e conosciuta al grande pubblico internazionale, in parte anche presso i cechi, come la depositaria delle famose lettere a Milena scritte da Franz Kafka. La loro fu in realtà una relazione molto importante, una relazione sentimentale molto importante, ma di breve durata e semplice, quasi totalmente epistolare. Quindi è un po' limitante definirla per solo questo episodio della sua vita. In realtà Milena Jesenská fu una grande intellettuale che visse tutti i momenti più importanti della storia, di Praga nella prima metà del secolo scorso. Nata nell'impero asburgico, visse i momenti in cui la Cecoslovacchia nel 1918 nacque come paese finalmente indipendente. Visse poi qualche anno a Vienna, quando la città di Vienna aveva perso il potere che aveva avuto nei secoli precedenti, da capitale di un grande impero, era arrivata ad essere una capitale di una piccola nazione che aveva per di più perso la guerra. Tornò a Praga, divenne giornalista, animatrice di salotti intellettuali e culturali, conobbe scrittori, architetti, pittori che nella Cecoslovacchia indipendente potevano finalmente sviluppare pienamente le loro capacità e le loro attività. La sua vita ebbe un bruschissimo arresto, quando Cecoslovacchia nel 1900, il 15 marzo del 1939, fu invasa dalle truppe naziste. Lei già in precedenza aveva organizzato una fitta rete di aiuto a cittadini di origine ebraica che volevano fuggire all'estero. E con l'occupazione nazista, con l'occupazione nazista appunto della Cecoslovacchia, tesse questa rete e riuscì a salvare moltissimi ebrei. Dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, lei iniziò ad essere sempre più tenuta sotto osservazione dagli occupanti, sotto controllo, non tanto per la sua attività di salvataggio agli ebrei che non fu scoperta, ma per la sua partecipazione alla resistenza. E fu ad un certo punto arrestata, scoperta e arrestata. Fu prima incarcerata e poi deportata nel lager di Ravensbrück, a 80 km da Berlino, dove rimase per ben 4 anni e dove poi morì di malattia il 17 maggio del 1944. La sua memoria fu a lungo trascurata, soprattutto nel periodo in cui la Cecoslovacchia postbellica cadde sotto l'orbita sovietica, ma subito dopo, negli anni successivi alla caduta del muro, fu dichiarata dallo Yad Vashem di Gerusalemme, giusta fra le nazioni, per la sua attività di salvataggio di ebrei.